Che vorrà dire il labirinto? Così si intitola una rielaborazione di testi la cui spina dorsale è una novella di Sartre, La Camera, smembrata e ridotta a monologo con ausilio di frammenti danteschi e temi presi a prestito da Borges. Un enigma, un intrigo circolare e senza soluzione, forse, che dalla letteratura si vorrebbe dirottare a teatro. Il groviglio della storia messa in scena dalla compagnia Il Gioco del Teatro, recitante Emiliu Spataro, ha un percorso obbligato. Il padre e la madre di una donna si scandalizzano, s'affliggono per lo scrupolo a cui lei s'ostina nel difendere il matrimonio col marito pazzo, condannato mentalmente al delirio, all'inerzia. Ma la figlia niente, non si dà per vinta. Continua a costo di imboccare un vicolo cieco, sopportando ogni alterazione ed esasperazione della sua convivenza. Alcuni ruoli sono sopperiti dallo stesso Spataro. Altre voci giungono da un registratore. L'ambiente pare un imbuto soffocante e i segni da leggere sono uno specchio, un muro graffiato, un alito di malattia che paralizza ogni contatto, ogni dialogo. Padre figlia, padre madre, figlia marito, in una via crucis di così esse vi pare, ridotto in cocci, in schegge demenziali. Un'idea niente male, quasi un labirinto della memoria, ciò che Freud immaginava come tanti corridoi intorcinati, intestini, un filo d'Arianna, un cordone ombelicale. Anzi di più, lui nel labirinto rappresenta una nascita anale e qui, magari è un caso, si distinguono alcuni strapazzamenti del protagonista in bilico tra i sessi, le identità, a un certo punto scosso da una cerimonia che ha parentele con la figliata napoletana. È proprio questa chiave dialettale assunta come linguaggio infimo rivela molta suggestione. Quasi da tragedia contadina, il lutto che viene cantilenato da una prefica in gramaglie. Rodolfo di Gianmarco.